Non ci credo nemmeno io a quello che sto per dire, ma sto facendo oggi un video haul di make-up. Ebbene sì, io praticamente non li faccio quasi mai video haul di make-up, semplicemente perché proprio non compro make-up, non compro ogni cosa che esce, ma solo quello che veramente mi colpisce. E quindi oggi sono particolarmente contenta perché ho preso un paio di cose che veramente mi piacciono tantissimo. Una soprattutto la volevo da tanto, ma ho aspettato. Ma comunque ora poi vi dico. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di attivare anche la campanellina per le notifiche, ma soprattutto anche di venirmi a seguire sui social, Facebook, perché lì vi aggiorno ogni volta anche che pubblico appunto un video. Instagram, perché posto un bel po' di foto, quasi una al giorno, e quindi mi fa piacere se mi seguite anche lì. Ma iniziamo subito con gli acquisti. Allora, ho fatto tutti questi, che non sono tantissimi, però da Sephora. La cosa più banale che ho preso è un nuovo detergente per il viso e ho preso questo di questa marca Belif, Believe in Truth. E praticamente è l'Aqua Bomb Jelly Cleanser, che è dermatologicamente testato, che rimuove make-up e impurità, che idrata. E quindi qui dice che è fatto con una formula tutta particolare a base di acqua e quindi staremo a vedere, perché appunto è per le pelli secche. E quindi qui c'è scritto che praticamente è fatto con la stessa esplosione di idratazione della... come se appunto della pelle praticamente, e come se appunto questa texture, questo appunto detergente si va proprio a attaccare praticamente alla pelle per eliminare ogni impurità. Va bene, vedremo. Comunque è fatto in Francia, l'unico problema è l'odore, perché ha un odore un po' mentolato, non mi fa impazzire, però il packaging è troppo carino. Passando a cose più serie, ho preso ben tre prodotti in stick e vediamo. Io allora sono ancora alla ricerca del mascara perfetto. Sì, ho provato un sacco di mascara, magari sì, c'era quello che mi piaceva perché mi rendeva le ciglia più nere, c'era quello che mi piaceva magari perché mi rendeva un pochino più volumoso, però non ho mai trovato il mascara della vita e quindi confido molto in questo, che è di Kat Von D, perché ultimamente sto adorando i prodotti di Kat Von D. Ho il fondotinta e la cipria che adoro e io ho voluto prendere questo, il Go Big or Go Home. I packaging mi piacciono tantissimo e qui addirittura c'è proprio scritto, guardate, prima e dopo, che sembra veramente extra volume, lunga tenuta, staremo a vedere. Fatto sta che io ho preso appunto questo volume, questo mascara volumizzante che ha un packaging a dire che è bello, è dire poco, adoro perché ha questo stile un po' dark, un po' gotico e anche la scritta è tutta un font un po' gotico, mi piace tantissimo e quindi staremo a vedere. Non lo apro semplicemente perché devo ancora finire quelli che ho, quindi mi si seccherebbe e non ha senso. E dentro notate che ci sono le stelline, proprio come il tatuaggio che ha Kat Von D. Ok. Poi ho
preso, sempre di Kat Von D, il Lockit, e cioè il correttore. Io ho preso il Light, quello più chiaro, Neutral, ed è appunto il correttore in crema. Io ormai vado matta per i correttori, questi in crema, non li, cioè questi comunque con lo scovolino non li cambierò mai più, né con quelli in stick, né con quelli nei pottini, no, questi sono i migliori per me. E questo praticamente è il packaging, che è lo stesso del fondotinta, e mi piace tanto che ve lo dico a fare. Alla classica appunto goccia, ed è bianchissimo, quindi super super adatto anche a me. Confido molto anche in questo. E poi ho voluto prendere un prodotto di Fenty Beauty, che io sinceramente è un brand che qualcosa ho provato e qualcosa mi ha sempre delusa. Però vabbè, tra le varie opzioni che c'erano mi serviva la matita per le sopracciglia, mi dava anche questa e l'ho voluta prendere. Il packaging è bello perché comunque, come vedete, è triangolare, quindi ha una forma un po' particolare, e io ho preso la colorazione Dark Auburn, ma era un marrone scuro, e praticamente da una parte c'è pettinino, anche carino. Questo si può utilizzare anche come pennello per i trucchi, anche per sfumare. E qui c'è la classica matita automatica, che io poi, vabbè, odio, però vabbè, ho voluto prendere questo prodotto, mi attirava. Vediamo un po'. Già mi pento, perché anche le matite automatiche a me mi si rompono sempre tutte, comunque. Passiamo invece ai pezzi forti del mio acquisto. Allora, ho terminato l'illuminante, che poi vedrete nei prodotti finiti, e quindi era il momento di sostituirlo, e finalmente ho preso l'illuminante che volevo da tantissimo tempo, ed è questo di Too Faced, il Love Light, e questo è il Prismatic Highlighter, e la colorazione che ho preso io è quella dorata, You Light Up My Life, perché c'è l'argento, il dorato e il rosino, mi sembra, una cosa del genere. E io quindi ho preso questo, mi attirava sempre tantissimo questo illuminante, e finalmente l'ho preso, però prima ho finito quello che avevo. E poi non ce l'ho fatta. Allora, la Naked Reloaded l'ho passata, almeno per il momento. Non lo so, non mi attirava, mi sembrava molto simile alle altre. Questa l'ho voluta prendere, è la nuova Naked Honey, non lo so, questa mi attirava tantissimo per i colori, perché a me piace molto, da notare soprattutto in tema honey, piace molto il giallo, i colori gialli mi piacciono, mi piace quindi anche il trucco color giallo, e dietro appunto come al solito ci sono tutti i colori con i nomi e ci spiega appunto, vabbè, qui sono 12 ombretti, ok, il packaging. Cioè, veramente fa venire voglia di tipo inzuppare il dito e mangiare il miele. E questi sono i colori. Allora, c'è il classico pennellino, che io comunque con i pennellini, questi delle Naked, mi trovo veramente bene. E questo è comodissimo perché è sia per l'applicazione
e sia per la sfumatura, quindi ok, carinissimo, un po' semi trasparente. Questo ha proprio il colore e la trasparenza del miele qui nel centro, carinissimo. Ma soprattutto questi sono i colori. Poi ora vi faccio anche il close up. E che dire, cioè sono fantastici. Magari ci potrà essere qualcosa simile alle altre naked, cioè tipo forse questi due, questi qua già visti e rivisti, però è indubbio che ci sono comunque questi tre al centro shimmer fantastici. Cioè questa è la mia palette, questa è la palette dei colori che mi piacciono e dei finish che mi piacciono belli metallizzati, quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Stavo pensando quasi di farci anche un mini tutorial, vediamo un attimo, perché nella mia postazione make up non è che proprio sia comodissima e non abbia tutte queste luci stratosferiche per fare tutorial, quindi vedremo. E comunque basta, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto da Sephora, cioè ok, sono pochini, però volevo condividerli con voi, soprattutto appunto questa meraviglia di naked e di illuminante. Quindi niente, fatemi sapere se voi anche avete comprato questa naked e che ne pensate. Io la userò già da domani. L'ho tenuta stamattina, non l'ho utilizzata per truccarmi perché volevo fare il video, ve la volevo far vedere integra, però da domani la inizierò ad utilizzare e quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!